A casa anche supplenti, in tanti, senza vaccino, didattica a serio rischio dopo l'obbligo del Super Green Pass. L'appello del provveditore Bonriposi, vaccinatevi o per i nostri ragazzi sarà un dramma. A Sant'Anna, le ceneri di Enrico Pieri, celebrazione raccolta ma densa di valori a Stazzema per commemorare l'uomo simbolo della strage nazifascista. La luce della solidarietà e della ripartenza dopo un anno di stop è tornata a scaldare i cuori, la fiaccolata natalizia di Gallicano con una partecipazione che è andata oltre le aspettative. Ciuffi Ciuffi Show, calano il pecorissimo, quinto successo per Paolo Ciuffi che insieme al figlio Tommasi ha vinto il 30° Ciocchetto Event. Sul podio anche Michelini e Perico, out già dalla prima tappa il favorito Paolo Andreucci. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque, l'obbligo del Super Green Pass a scuola sta creando una situazione sempre più caotica, anzi paradossale, dopo che oltre 250 docenti sono stati rispediti a casa perché non erano vaccinati, i dirigenti cercano con urgenza supplenti che però si trovano con difficoltà e pensate che molti di quelli che si sono presentati non sono a loro volta vaccinati. Ora si presenta il problema dei supplenti, in modo particolare dopo queste vacanze natalizie, perché qualcuno che il preside ha chiamato, i presidi hanno chiamato, non aveva di fatto alcun tipo di vaccinazione. Ora qui saremmo nell'assurdo e nel paradossale ovviamente, per cui quello che dobbiamo dire è che a questi supplenti debbono arrivare già con il Green Pass. Chiaro che il supplente che arriva, che non è vaccinato, il preside è tenuto ad aprire con lui un contratto, dargli 5 giorni di tempo per potersi vaccinare e quindi fare anche la prenotazione, ma tutto questo poi ha una ricaduta estremamente negativa sulla scuola e sui ragazzi. Quindi che posso dire? Posso solo dire ai supplenti che è opportuno che siano vaccinati. Sarebbe davvero assurdo, no? Tenere a casa il docente perché non è vaccinato e chiamare il supplente a sua volta non vaccinato, quindi questo non è possibile. Quello che mi preoccupa personalmente è che non la didattica ne risente, i ragazzi ne risentono, cioè il dirigente scolastico ha necessità di sostituire prima possibile l'insegnante di classe. Ed è un gran bel problema. Vediamo i dati del Covid. Nelle ultime 24 ore in Toscana i nuovi contagiati salgono ancora, 1370 più 88, età media 36 anni. Il tasso dei positivi è al 4%. Ricoverati 386, e questo è un dato abbastanza confortante, meno 3. Terapie intensive 59 più 1. 4 decessi con un'età media di 89 anni e stavolta 2 sono nella provincia di Lucca, dove si registrano 121 nuovi contagiati, meno 7, così distribuiti 51 nella piana di Lucca, 15 nella Valle del Serchio, 55 in Versilia. A proposito di Versilia, andiamo in alta Versilia, Sant'Anna di Stazzema. Le ceneri di Enrico Pieri sono state depositate appunto a Sant'Anna di Stazzema. Il sindaco intanto, il sindaco Verona, chiede fondi per il Parco della Pace. Una celebrazione raccolta senza troppa spettacolarizzazione, come voluto dalla famiglia, ma densa di tutti quei valori che Enrico Pieri ha incarnato in vita e che, con la sua scomparsa, sono diventati un'eredità importante per ogni cittadina e cittadino europeo. Sono giunte a Sant'Anna le ceneri di Enrico, quella Sant'Anna il cui orrore è rimasto nascosto fino al 1994, come ricordato dall'onorevole Carlo Carli, che ha ripercorso tutta la tragica vicenda della memoria della strage che Enrico, tornato dalla Svizzera dove era emigrato, ha iniziato a raccontare sotto la spinta anche dell'amico Monsignor Roberto Filippini, attuale vescovo di Pescia. Da allora la sua intera esistenza è stata dedicata a questo, far conoscere quei fatti alle giovani generazioni affinché, come era solito dire, non ci siano più Sant'Anne. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il procuratore militare Marco De Paulis, che sostenne l'accusa nel processo verso i colpevoli di quell'eccidio, processo che in Germania si concluse con l'archiviazione. Una sentenza vergognosa, ha dichiarato con voce rotta nel dare l'ultimo saluto ad Enrico nella chiesetta di Sant'Anna.
Ma dalla cassa di risonanza di questa giornata, il sindaco Maurizio Verona ha voluto chiedere alla Regione Toscana che Sant'Anna venga inserita nella richiesta dei fondi del PNRR per i borghi, in modo da poter realizzare quelle opere la cui incompiutezza aveva tanto amareggiato il Pieri. Io mi sono sentito in dovere di chiedere al Presidente della Toscana, visto che spesso Sant'Anna di Stazzema viene definita come la capitale morale della Toscana, che lo sia anche concretamente. Io candiderò Sant'Anna di Stazzema perché sia il progetto della Regione Toscana per essere beneficiato da questo finanziamento importante. Richiesta di cui l'assessore regionale Stefano Baccelli si è fatto portavoce presso il presidente Giani. Proprio ieri insieme al presidente Giani parlavamo della realizzazione della strada, quindi non ho motivo di dubitare che in questa o in altre forme possibili la Regione Toscana rimarrà ancora parte fondamentale del Parco della Pace in memoria di quel che è accaduto quel 12 agosto e ora anche in ricordo di Enrico Pieri. Primarie a Lucca per eleggere il candidato del centro-sinistra alle elezioni comunali di primavera. E dunque il giorno del voto per il popolo lucchese del centro-sinistra, chiamato a scegliere il candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali, in programma appunto nella primavera del 2022. In lizza, come sappiamo, ci sono due assessori dell'amministrazione uscente, Ilaria Vietina e Francesco Raspini. Ricordiamo che si può votare fino a questa sera alle 21, nel tardo pomeriggio l'affluenza era stata sotto le 1000 persone. Si aspetta naturalmente in serata il dato ufficiale. Nel 2019 per le primarie di Zingaretti, le ultime che si sono tenute, votarono complessivamente 2.800 persone. L'ufficio elettorale della provincia di Lucca ha proclamato i 12 eletti alla carica di consigliere provinciale. Il centro-sinistra si conferma maggioranza all'interno del Consiglio provinciale di Lucca, riuscendo a conquistare 6 seggi su 12 con la lista che sostiene il presidente Luca Menesini. Come era nelle aspettative, con l'arrivo del terzo polo, centrodestra fortemente ridimensionato, cambia però la geografia dell'assemblea. Con le elezioni di sabato il centro-sinistra perde un consigliere, mentre il centrodestra scende da 5 a 3. Per la lista numero 1, centrodestra e civiche per la provincia di Lucca, entrano riconfermati i consiglieri Ilaria Benigni e Matteo Petrini, entrambi di Capannori, e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, anche lui riconfermato. Per la lista numero 2, in provincia, formata da esponenti di più formazioni, tra cui Italia Viva e Azione, il terzo polo, conquista 3 consiglieri, sottraendone 1 al centro-sinistra e 2 al centrodestra. Entrano nell'assemblea il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, il sindaco di Coreglia Marco Remaschi e la consigliera comunale della lista del Ghingaro a Viareggio Chiara Consani. Per la lista numero 3, provincia civica, democratica e progressista con Menesini, entrano i sindaci di Altopascio, Sara D'Ambrosio, di Borgo Amozzano, Patrizio Andreuccetti e di Piazza al Serchio, Andrea Carrari, tutti riconfermati, e i consiglieri Maria Teresa Leone, Jacopo Menchetti e Nicola Conti. La consultazione elettorale di secondo livello, che non riguardava quindi l'elezione del presidente Menesini in carica fino al 2023, ha chiamato al voto 475 amministratori del territorio, tra sindaci e consiglieri comunali. L'affluenza complessiva alle urne in questa tornata elettorale è stata dell'89,26%, dato leggermente superiore all'89% del 2019. Presentata a Coselli il rapporto nazionale Illuminare le periferie. Si è tenuta al centro riuso solidale di Coselli la presentazione del quarto rapporto Illuminare le periferie, speciale povertà. La ricerca di ambito nazionale è stata curata dall'Osservatorio di Pavia ed è promossa da COSPE, USIGRAI e Federazione Nazionale della Stampa in collaborazione con la RAI e con la Caritas Italiana. Il rapporto ha l'obiettivo di fornire dati e analisi sul racconto dei temi lasciati ai margini dall'informazione italiana, come il disagio sociale, la povertà educativa e la disoccupazione, e vuole essere un invito al mondo del giornalismo a rimettere al centro dell'informazione gli invisibili, i giovani, le donne e le minoranze, in una dimensione di rispetto, ascolto e comprensione.
Quest'anno il rapporto ha messo in luce tra l'altro come l'emergenza sanitaria abbia creato nuove povertà ed abbia aggravato la situazione dei soggetti già in difficoltà. La pandemia ha anche evidenziato ciò che già stava accadendo nel nostro paese e quindi ci troviamo anche di fronte alla cronicizzazione di alcune povertà. Pensiamo alle persone maggiormente in difficoltà, quelli che erano già fuori dal mondo del lavoro, ma il dato più importante è che volti nuovi di fragili, persone che per la prima volta si sono rivolte anche ai nostri centri di ascolto e che si sono ritrovati dall'oggi al domani senza nessuna forma di sostentamento. Tra gli ospiti in collegamento che hanno partecipato all'evento, Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, e Daniele Macheda, segretario del sindacato Usigrai, che hanno definito il rapporto sulle periferie come uno strumento di lavoro indispensabile per le redazioni del servizio pubblico. Andiamo a Gallicano per la fiaccolata natalizia che ormai ha datato ben 42 anni. Tante, davvero tante le fiaccole che hanno riscaldato i cuori e illuminato la strada della solidarietà a Gallicano. La fiaccolata di Gallicano, come da tradizione, si è aperta nel tardo pomeriggio con la degustazione di prodotti tipici e i mercatini natalizi. Ad aprire l'evento ufficiale sono stati poi gli sbandieratori di Gallicano e a seguire la Filarmonica degli Alpini in congedo della Garfagnana. Sul palco i rappresentanti istituzionali di quasi tutti i comuni della valle fino a Lucca. Presenti anche gli atleti paralimpici Davide Bonaventuri e Stefano Gori e con loro anche la saltatrice Idea Pieroni che ha donato la maglia della Nazionale Azzurra al comitato della fiaccolata. Era presente sul palco anche Monsignor Fiorenzo Toti che ha benedetto le fiaccole e anche l'arcivescovo Paolo Giulietti che ha portato il saluto della diocesi. Il sindaco Saisi dopo i saluti ha voluto ricordare anche Rolando Bellandi salutato dall'applauso di tutta la piazza. Saisi ha fatto infine il punto della situazione sulla raccolta dello scorso anno durante una fiaccolata ridotta a causa dell'emergenza ma celebrata dalle istituzioni in diretta su Noi TV. Grazie alla fiaccolata, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Regione Toscana sono stati raccolti 50.000 euro che serviranno a dotare di apparecchiature di telemedicina i mezzi del 118 della Valle. Per quanto riguarda l'evento siamo certamente lontani dai grandi numeri della fiaccolata degli anni 80, ma quest'anno da Gallicano è venuto un segnale importante, grazie ad una comunque grande partecipazione, un segnale di ripartenza. È la fiaccolata della ripartenza e sono qua a Gallicano praticamente tutte le istituzioni, da Minucciano a Lucca, proprio perché stasera dobbiamo ripartire e ringrazio tutti coloro che ogni volta accendono la fiaccola della solidarietà. La fiaccolata ha percorso come sempre le vie del paese con un lungo corteo di fiaccole accese. Con il suono delle campane si era spenta l'illuminazione pubblica e si erano accese centinaia di fiaccole che hanno illuminato le vie del borgo, contribuendo così alle finalità della fiaccolata. Con la fiaccolata di Gallicano si chiude la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con un'ampia pagina sportiva.